Sono Michelangelo Menna, sono direttore commerciale dell'azienda Gruppo Grifo Agroalimentare, che è un'azienda, una cooperativa di produttori che trasforma latte, quindi in diverse modalità. Oggi attualmente la cooperativa è rappresentata da circa 500 produttori, siti tutti nel centro Italia, quindi andiamo dalla fascia tutta l'Umbria e soprattutto la fascia appenninica, quella che purtroppo viene spesso colpita dal terremoto, quindi andiamo dalla zona di Amatrice, Rieti, fino ad arrivare in Norcia, Cascia, tutta questa zona qua, molta rappresentanza dei nostri produttori viene da quella zona lì e sono luoghi ovviamente difficili ovviamente per la produzione, che hanno anche, dove ci sono stalle anche di piccole dimensioni, medio-piccole dimensioni, sia vaccine che ovini. E noi appunto abbiamo questo caseificio a Norcia, proprio a 1 chilometro di linea d'aria dal centro di Norcia, dove facciamo tutto il mondo dei formaggi. E quindi raccogliamo giornalmente latte e lo trasformiamo in questo caseificio a Norcia. Un altro caseificio l'abbiamo a Colfiorito, dove facciamo tutto il mondo delle mozzarelle. E a Perugia abbiamo la centrale del latte di Perugia, che attualmente appunto è il nome Grifo Latte. Quindi diamo la nostra forza al territorio. Noi trasformiamo prodotto del territorio, quindi la nostra proprietà è gli allevatori, quindi l'indotto che porta la nostra azienda è tutto del territorio, 100% prodotto locale, quindi non acquisiamo latte fuori dai nostri soci, trasformiamo circa 60 milioni di litri di latte in questi tre stabilimenti. Abbiamo una rete commerciale in tutta Italia, e in particolar modo ovviamente il nostro business nella zona del centro Italia, ma comunque da diversi anni lavoriamo anche fuori in tutta Italia, anche all'estero. Stiamo sviluppando anche nuovi progetti, stiamo facendo delle collaborazioni nuove con altre cooperative proprio che hanno le stesse caratteristiche nostre, quindi che hanno latte di produzione, con una cooperativa a Ragusa per esempio, abbiamo una cooperativa anche in Toscana, abbiamo acquisito. Stiamo anche cercando di collaborazioni su altri territori che come il nostro esprimono la filiera, ecco, questo è il nostro business. Sicuramente nel mondo dei formaggi ci sono alcuni prodotti tipici nostri, come ad esempio la ricotta salata di Norcia è tipica di Norcia, è una ricotta che viene ancora da noi lavorata in azienda a mano, quindi la ricotta viene messa in un sacchetto di juta, viene stretta a mano dal nostro casaro e viene lasciata stufare e poi arrotolata nel sale e nella crusca. Questa proprio è tipica del territorio di Norcia, proprio deriva da una tradizione Norcia. L'altro prodotto molto interessante che sta riscuotendo un grandissimo successo è il Brancaleone. Il Brancaleone è un prodotto misto, stracchinato, quindi latte vaccino e latte ovino, stracchinato con crosta fiorita, non edibile, quindi muffe naturali. Questo perché? Perché nell'antichità a Norcia, nella piana Norcia, è una piana molto ricca di acqua, dove i benedettini hanno inventato le marcite, okay? Quindi è molto ricca di acqua, e cioè sono molti mulini d'acqua perché venivano usate per l'agricoltura, ma l'acqua si usa anche per fare andare i mulini. Quindi i pastori di una volta facevano il formaggio, mischiavano i latti che avevano e lo mettevano a riposare dentro al mulino e quindi sprigionavano queste muffe naturali. Poi abbiamo ricreato questo ambiente e quindi oggi questo formaggio appunto è denominato Brancaleone, formaggio delle marcite di Norcia. Questi sono i prodotti. Poi abbiamo tutto il mondo dei pecorini, il pecorino di Norcia è famoso ovviamente, abbiamo il mondo delle caciotte e poi altre tipologie particolari o insomma comunque paste morbide, paste dure, semistagionali, stagionali, insomma varie tipologie di prodotti. L'arte glaciale nel nostro territorio è storia antica, ecco. Molti pensano a Norcia solo al mondo della salumeria, ovviamente della norcineria, è la culla perché anche lì appunto nasce a Presci la scuola di chirurgia, no? Dai monaci, nasce a Presci la chirurgia e appunto impararono a sezionare gli animali, quindi l'animale più simile all'uomo è il maiale come tipologia di organi e iniziarono proprio lì, qui nasce, da questo nasce la norcineria. Ma gli stessi monaci iniziarono a fare formaggi, quindi la storia risale ai primi anni sicuramente nella storia si perde, però il fulcro fondamentale con l'avvento dei monaci benedettini, quindi la pastorizia da noi è fortissima,
Come ripeto, purtroppo è un territorio molto difficile perché ci sono infrastrutture poche, ogni 10 anni arriva il nostro bene amato sisma e quindi insomma le difficoltà ci sono. Però una breve inciso, quando c'è stato il terremoto, l'ultimo terremoto nel 2017, il giorno dopo abbiamo raccolto latte e abbiamo trasformato. Non solo, per andare a prendere latte una ruspa avanti a noi faceva la strada e noi con il camion andavamo a raccogliere latte per portarlo a casificio, per non lasciare in difficoltà ulteriore chi aveva perso tutto. Per cui ecco, questa è la nostra forza, avere un legame totale col territorio. Quindi considerando che la nostra azienda su Norcia è l'azienda più importante, quindi è quella che dà lavoro più a gente e che nell'indotto l'azienda dà lavoro a circa 500 persone.